come acquistare casa con un mutuo al 100%? Facciamo una premessa. Intanto io non consiglio mai di partire indebitandosi al 100%. Se proprio devi comprare casa per andarci ad abitare, abbia almeno una base, un 20%, un 30% tuo che hai accumulato nel tempo, perché poi la rata diventa semmai troppo pesante da sostenere. Chiaramente parlo di città. Quando poi acquistiamo casa nelle province, semmai la casa costa 70, 80, 90 mila euro, semmai può convenire assolutamente fare un mutuo e non andare in fitto, perché molti, la percentuale di persone che sono in provincia e hanno la casa di proprietà è chiaramente più alta rispetto alla media nazionale, perché costa di meno e semmai con il loro stipendio, anche da dipendente, possono permettersi il mutuo. Intanto c'è da dire che esiste un decreto legge, una legge che non permette alle banche di finanziare il 100%. A questo appunto le banche hanno dato una possibilità alle persone di fare dei mutui al 100% stipulando una polizza fideiussione che copre il 20%. In pratica c'è una compagnia d'assicurazione che si prende il rischio del mancato pagamento del 20% da parte tua. Questa è giusto saperlo, perché eventualmente il costo di un mutuo 100% sulla casa che vai ad acquistare è maggiore, ed è maggiore perché appunto devi pagare la rata più una piccola quota che potrebbe non essere piccola, vatti a fare bene i preventivi sulla differenza del 20%, questa delibera del 22.495, quindi questo sono i dati delle banche che hanno questo vincolo, in base al fatto che l'ABI, la Banca d'Italia, eccetera, non gli permette di arrivare a tot. Io dico che rispetta questo vincolo, cerca di non fare questo salto nel vuoto, lo chiamo io, abbi sempre una bella base per poter partire, se no rimani tranquillamente in fitto fin quando avrai una quota possibile. So che non è facile, so che sto dicendo una cosa semmai controcorrente per gli italiani, comprare la casa per gli italiani è una priorità, e quindi però fatti bene i conti, perché ne ho viste tante purtroppo di case andare all'asta e vorrei che non ce ne fosse veramente più in futuro, e me lo auguro per te e me lo auguro per tutti quelli che poi non sono riusciti a pagare un mutuo. E anche la scelta del mutuo in questo momento, quando stiamo registrando ottobre 2018, valgono ancora interessanti i mutui a tasso variabile, quindi scegli il mutuo a tasso variabile, ma che vada lo potrai cambiare grazie alla legge Bersani nel futuro, insomma se non cambiano le leggi potrai cambiare da variabile a fisso, quindi questo è un consiglio che ti do oggi da poter prendere. Fai bene un business plan, anche se tu sei un impiegato, sei un operaio, sei un piccolo imprenditore, cerca di non fare errori in partenza, fatti bene i conti, se non è possibile procrastina l'acquisto e cerca delle soluzioni ottimali per acquistare bene, semmai anche a sconto. Grazie ancora di avermi seguito e buona vita.